Buongiorno, mi chiamo Ferrari Giancarlo e sono uno sviluppatore di siti web e un programmatore che collabora con ETC, per la quale ho sviluppato diversi applicativi di gestione dell'energia. Sono qui per commentare l'impresa di Paolo da Bagnole Cremasco a Santiago di Compostela con uno scooter elettrico. Il mio ruolo in questa attività è stato quello di sviluppare il sito e il blog per poter seguire Paolo nella sua avventura. Il mio invito quindi è quello di invitarvi a seguire l'evoluzione di questa impresa sul sito www.etc-itali.it/blog, dove potete vedere step by step praticamente l'evolversi del viaggio. Potrete attivamente intervenire perché abbiamo messo dei link ai social network più famosi come Twitter e Facebook, e quindi fatelo perché questo aumenterà ovviamente la visita dell'impresa. Due parole su questa pellegrinaggio, il perché l'abbiamo fatto, il significato che ha, cioè quello di dimostrare che la mobilità elettrica ormai non è più una cosa relegata a pochi e per brevi tratti, ma può essere utilizzata nell'ambito anche per ambiti vasti. L'impresa quindi del nostro CEO, il nostro Paolo Vitali, dimostrerà questa cosa. Durante l'impresa potranno verificarsi, o sicuramente si verificheranno, delle problematiche, ma lo scopo proprio di questo pellegrinaggio è proprio tecnicamente cercare di capire quali sono i limiti di questi mezzi elettrici, fin dove si possono spingere, insomma. Paolo esaspererà il mezzo per portarlo al limite e questo sarà tutto documentato su internet. Quindi seguiteci e più saremo e più daremo visibilità a questa straordinaria impresa.